Dal nostro corrispondente nel 1950, Valassina, sono terminati i corsi di istruzione sulle principali malattie dei buoi, articolate in 5 lezioni organizzate dal Consorzio Provinciale Stazioni Taurine. Sono stati diplomati Angelo Invernizzi di Magreglio, Pietro Lingeri di Sormano, Battista Locatelli di Rezzago, Carlo Masciadri e Giancarlo Rusconi di Valbrona, Michele Molteni di Caglio, Adolfo Paredi e Cesare Villa di Asso. La linea passa alla redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. Cari amiche e amici, buona Valassina. L'anno successivo, nel 1951, si effettuano prove di concimazione con fosfato biammonico su prati di Scarenna di Asso, di proprietà di Giovan Battista Maspes e Francesco Villa, di Caglio, di proprietà di Carlo Invernizzi, e sul Pasco, di proprietà di Filippo Molteni, di Magreglio, e sul Prato Monte di Dionigi Villa. Si registra convenienza economica per i quantitativi di foraggio ottenuti, ma anche per la loro qualità. Nello stesso anno l'ispettorato agrario della provincia di Como effettua prove di coltivazione in montagna di patate. In Valassina le prove si effettuano ad Asso, Caglio e Magreglio, in campi da 250 a 600 metri quadrati, seminando alcune varietà: Tonda di Berlino, Binti e Carlandin, Majestic, Quennebec e Up to Date. I risultati sono però negativi. Nell'esperimento di Magreglio affidato a Paolo Zanotta si registrano fallanze dovute ad asfisia e agli attacchi di larve di maggiolino. In quello di Caglio, nei terreni di Michele Molteni, sono avuti attacchi di peronospora. Infine, nei terreni di Scarenna di Asso, dell'azienda Frigerio Felice, la qualità Majestic ha subito gravi attacchi di peronospora.